non ci poteva far battere il pallone all'uomo e fargli il partito. Buonasera a tutti, sono contento di aver assistito a una partita vera, maschia, dura. Oggi non era facile portare a casa la partita perché veniamo da una settimana di movimenti, di spostamenti, di travaglio in società, siamo in attesa di annunciare il mister e quindi i ragazzi hanno passato una settimana non facile, non tranquilla, quindi speravo tanto in una vittoria, speravo tanto in una prestazione che c'è stata, in un gruppo che c'è sempre stato, e all'inizio anche la sfortuna e tutto non ci ha mai girato a nostro favore. Penso che per quello che siamo, per la squadra che siamo, non meritavamo di sicuro di essere ultimi in classifica. Comunque, onore anche agli avversari che hanno fatto una bella partita. È stata una partita che sono contento di averla vinta così, con l'orgoglio, con decisione e con tanto impegno da parte dei ragazzi. Il campionato è molto lungo e spero che sia solo un inizio di un campionato che ci veda un po' in salita. Grazie. È stata una partita dove noi dovevamo vincere per forza, ma non siamo riusciti a farlo. E il primo tempo ci avevamo trovato un gol subito, e poi un altro tra 10 minuti ci hanno fatto un altro, e poi abbiamo alzato un po' noi. E dopo è finito il primo tempo, il secondo tempo siamo usciti più meglio di loro, penso, e quando noi stavamo attaccando tutti quanti, per dirti, un fallo di uno di noi, calcio e punizione, ci hanno fatto gol di testa, e poi là è difficile alzare un 3-1, ma noi dovevamo trovare la strada questa settimana, lavorare, continuare a lavorare, allenarci e vincere la prossima partita, che abbiamo un rival diretto che ci sta sotto di noi, penso, non so come stanno oggi, ma prima stavano sotto di noi, che San Benedetto, e dovevamo vincere per forza.